I walk down the street in front of my home, hoping I'd meet you, make me feel less alone. Buongiorno ragazzi, come avete visto dalle immagini prima la giornata è stata croccantina, bella ficcante e quindi siamo arrivati alle 6:15 e non sono ancora entrato in lab, però è domenica, è il giorno di riposo giustamente, no? Ad ogni modo ho un paio d'ore e le voglio passare qua in lab a rilassarmi, quindi non so quante storie farò, qualcosa lo farò, non andrò avanti col mobile da troncatrice perché preferisco domani mattina andare a comprare subito il CarPlay e poi iniziare almeno il piano. Mobile per la troncatrice per il quale alla fine farò la versione A tra quelle che vi ho mostrato ieri, quindi alta 2,10 come la porta, chiusa da un lato, chiusa da destra e sinistra, le ali chiuse e di qua aperto, i dettagli tutti da definire. Il piano d'appoggio lo farò direttamente domani poi dovrebbe arrivare il legno per il cavalletto, un paio di giorni che riposo. Andrò avanti col mobile troncatrice fino a quando non sarò pronto per iniziare il cavalletto, quindi il legno sarà arrivato, sarà riposato, si potrà piallare, nelle pause andrò. Intanto oggi, giusto un paio d'ore, ho fatto un paio di acquisti su Amazon, ho comprato le colle della Tide Bond, la versione quelle piccoline da provare, anche se tutti mi avete consigliato di andare direttamente sulla 3 o al massimo sulla 2, adesso se mi piacciono poi comprare le versioni più grandi solo di quelle che mi servono. E poi ho comprato questi, che sono delle, molti chiedete il nome di queste cose qua, sono delle, ecco il nome non è questo, sono delle featherboard, le trovate su Amazon come featherboard. Lo sapete tutti, lo dico lo stesso, servono per tenere spinto il pezzo verso la lama in modo che non sfugga via o contro il banco fresa. E ne ho comprato un paio perché l'unica che possedevo io è questa, che è quella del banco fresa, e la stavo usando accrocchiata all'occorrenza sia sulla nastro che sulla squadratrice le poche volte che serve. Ora ne ho comprate altre due perché voglio quella lì lasciarla sul banco fresa e farne una per la nastro, dato che capita sempre più spesso che sfilo tavole. Ho bisogno di fare una roba che sia universale il più possibile sia per la nastro che per la squadratrice. Per la nastro non ho trovato la versione alta e ovviamente il loro supporto non entra perché non c'è una volta che fanno queste scanalature universali. Per la nastro mi sono in due modi, sia una versione piatta così che una versione doppia più alta, perché io non ho trovato quella alta per quando si sfina le tavole, ma contemporaneamente dovrà funzionare anche sul banco sega. Quindi devo fare un po' una crocchia, adesso vedo cosa viene fuori. Can take your smokes and shove them up your butt 'cause they stink. Primo pezzo andato, ho fatto tutti gli incasti, praticamente c'è un bolognino che si incasta dentro lì, questo che non la fa muovere in avanti, quindi si incasta perfettamente, e questa che ha anche l'allineamento per non
modo tale che non possa ruotare ma rimanga parallela alla lama e quindi scorra avanti e indietro. Cioè, potrei sezionare tronchi interi, poi si stringe e basta. Ora, il secondo pezzo è un po' più difficile perché devo prendere questa e metterla a una diversa altezza in modo tale faccia quando la tavola è alta scorra anche così, quindi dovrebbe andare tipo qua. Non so se e quanto sia possibile, però contemporaneamente questa dovrebbe poi andare bene anche per qua. Il discorso è che qua ce l'ho bisogno nell'altro modo, quindi non so se riesco a fare universale o devo prenderne una apposta per il banco sega. Ok, ho lavorato tipo a tuono, ma ce l'ho fatta. Questa è la featherboard per quando sfilo, così è un po' più alta. Non è molto più alta della guida, perché sennò non è proprio sicura. Che una volta che viene destrutturata, ecco, ci sono dei pin che la fanno rimanere in sede. Da questo lato si gira praticamente al contrario, si incastra e una volta stretta non si muove più né avanti né indietro, quindi si può spingere, ovviamente allentando i pin puoi spostare avanti e indietro sempre con le guide che la fanno tenere a 90 gradi. E quando invece serve di qua basta prenderla con una mano sola, è un po' una complicazione, ecco, rimane su. Ok, non il non plus ultra del lavoro, ma era giusto perché dopo 6 ore passate a pulire, almeno 2 ore in laboratorio, fai 2 ore in laboratorio, dopo 6 ore passate a pulire e domani tocca fare 6 ore a pulire il laboratorio. Vabbè, noi tanto ci vediamo domani che continuiamo il mobile della troncatrice.